Se getti una moneta a terra, questa cade. Ma se la getti una seconda volta, sarà solo per una coincidenza infinitamente piccola che lei cadrà nello stesso identico modo e nello stesso identico posto. Ecco, questo è il concetto della patafisica. Parola nata in Francia negli ultimi anni dell'Ottocento. E dobbiamo la nascita di questa pseudoscienza ad un personaggio che viveva sicuramente fuori dagli schemi sociali: Alfred Jarry. Alfred Jarry definiva la patafisica come una scienza che non si occupa di regole, ma di eccezioni. Egli quindi sosteneva che non si può spiegare un fenomeno solo in un unico modo. Esistono molti altri modi per poter spiegare lo stesso fenomeno. Ad esempio, l'orologio viene rappresentato sempre con un cerchio con le ore visto dall'alto. Ma se noi ruotiamo l'orologio, vediamo una figura piatta, pur essendo sempre l'orologio. E su questo principio Alfred Jarry ha fondato non solo il suo pensiero artistico, ma la sua stessa vita, diventando quindi un innovatore, un creativo, però molte volte risultava essere anche un personaggio scomodo, fastidioso. Sì, perché Alfred Jarry non era mica un personaggio a cui tu potevi rivolgerti in maniera molto tranquilla. Si dice che un giorno lui prese la pistola che teneva in casa, si avvicinò alla finestra, la aprì e sparò nel cortile dove sotto stavano giocando dei bambini. Ovviamente i bambini scapparono e non ci furono conseguenze gravi. Ma le madri erano terrorizzate e una di queste salì le scale in fretta, corse da Jarry e gridò, urlò, si arrabbiò tantissimo con lui, ovviamente per il gesto compiuto. Ma Alfred Jarry rispose freddo e composto: "Non si preoccupi, signora, dei bambini, ne faranno altri." E quindi, capite, era un artista eccentrico, era un artista che viveva a modo suo, nel suo mondo. Girava spesso in bicicletta, una lussuosa Clement Deluxe. O Deluxe. Bicicletta acquistata verso il 1896 e per un personaggio eccentrico qual era Alfred Jarry, la bicicletta era senza freni, senza parafango, senza la copertura della catena e con la ruota a scatto fisso, il che significa che quella bicicletta poteva andare anche all'indietro. E quindi Alfred Jarry con questa bicicletta cominciò a correre per le strade, per i viali, per la campagna, sui marciapiedi, un po' ovunque lui correva. Lui non aveva regole, era un artista che non si atteneva alle regole della società. E a me piace immaginarlo correre all'indietro con il suo scatto fisso, andare contro le persone e domandarsi come mai tutti stessero correndo al contrario. Ma lui era fatto così, viveva a modo suo e morì a modo suo. Sì, perché pensate che l'ultima richiesta che fece prima di morire fu uno stuzzicadenti. E questo è assurdo! Ma questo è assurdo! Ma questo è assurdo! Aveva fatto di se stesso e della sua vita il personaggio principale dei suoi racconti. Aveva dato i natali a quel che sarebbe diventato poi il teatro dell'assurdo. Teatro che abbandona la costruzione razionale della drammaturgia e anche la logica all'interno dei dialoghi e delle azioni. E il paradosso teatrale è quello che per poter mettere in scena un testo dell'assurdo è necessario comprendere qualcosa di assurdo.